Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Allora, in questo video volevo fare una brevissima introduzione alle turbomacchine, in particolar modo per quanto riguarda le ipotesi di calcolo delle turbomacchine e per quanto riguarda un po' i triangoli di velocità e i calcoli relativi alla coppia trasmessa e al momento della quantità di moto. Allora, partiamo un attimo da quelle che sono le ipotesi che si utilizzano per fare due calcoli sui triangoli e le turbomacchine in generale. Ok? Ipotesi, ve lo scrivo, è per calcoli turbomacchine. Turbomacchine. Allora, noi consideriamo in prima istanza il moto stazionario del fluido. Ok? Moto stazionale. Quindi la velocità del fluido in generale, diciamo costante, quantomeno poi vi farò vedere nella costante quantomeno nella sezione, diciamo, della turbomacchina e la velocità angolare della turbomacchina costante. Velocità angolare che vi ricordo che è legata, quindi è in radianti al secondo, quindi la velocità angolare è in radianti, diciamo così, al secondo, è legata al numero di giri dalla relazione 2π per n fratto 60, ok? Con n ovviamente il numero di giri al minuto. Molto spesso si esprime la velocità angolare anche in questo modo, cioè numero di giri al minuto. Ok, o anche RPM di una macchina rotante, ok. Poi consideriamo il moto del fluido unidimensionale. Quindi moto del fluido unidimensionale. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che considerando per esempio il canale, prendiamo due pale di un rotore di una turbomacchina, ok? Quindi la velocità del fluido, okay, potrà variare all'interno di questo canale, dall'ingresso, diciamo così, alla zona di uscita. Però se fate una sezione, quindi se andate a sezionare questo canale, okay, in questa zona, okay, su questa sezione la velocità è costante. Okay? Quindi a sezionando la velocità è costante e in più la velocità non cambia sulla profondità, cioè se noi dovessimo rappresentare in 3D, diciamo così, il blocco di fluido che attraversa questa zona, ok? Che può essere disegnato più o meno in questo modo, ok? E facciamo la sezione, ok? Con un piano sezioniamo. Adesso il piano è quello che è, però insomma, facciamo la sezione col piano. Okay. La sezione ovviamente proiettata sarà un rettangolo, okay. Quindi la vena fluida sarà una cosa rettangolare così. Okay. Abbiamo detto che sia sulla larghezza che sulla profondità, okay, la velocità è costante del fluido, quindi neanche in profondità cambia. Cambia solo sulla, diciamo così, sulla lunghezza della pala. Okay. Qua può cambiare la velocità, qua velocità non costante, ok? Sulla lunghezza della pala. Ok. Questo diciamo è quanto. Ok. Ecco, dette queste ipotesi, consideriamo un attimino, cominciamo a parlare di triangoli di velocità. Allora, distinguiamo, adesso vi spiego un attimino come si disegnano e cosa servono i triangoli di velocità. Allora, identifichiamo, adesso disegniamo brevemente il rotore per esempio di una pompa centrifuga, ok, che è fatto in questo modo,
Adesso dobbiamo disegnare un po' più grande, quello piccolo, perché sennò non riusciamo poi a disegnare i triangoli. Ma disegniamo un pezzo, diciamo così. Questo qua è la parte di ingresso, diciamo, del liquido. Ok? Ora stiamo parlando di una pompa centrifuga. Quindi adesso disegniamo le pale. E adesso le disegno stilizzate, però sappiate che hanno uno spessore. Ecco, ricordavo un'ultima ipotesi che il numero di pale siano, lo scriviamo, numero di pale infinita e di spessore infinitesimo, quindi non consideriamo lo spessore, pale infinita e spessore infinitesimo, spessore infinitesimo. Quindi non consideriamo lo spessore della pala, insomma. Ok? Quindi disegniamo poi un'altra, così. Ok? Va bene. Ecco, allora, identifichiamo, qua c'è diciamo così, l'esterno, diciamo così, del rotore, il diametro esterno del rotore, ok? Così. Ok, qua abbiamo la parte proprio, la mezzeria. Ok? Allora, per qua distinguiamo a livello di fluido tre velocità diverse. Ok? Allora, la prima velocità del fluido, questa è la parte d'ingresso, e ovviamente questa è la parte di uscita. Stiamo parlando di una pompa centrifuga. Ok? Perfetto. Allora, prima abbiamo la velocità relativa, ok? Chiamo con omega, quindi si chiama velocità relativa. Cos'è questa velocità? Allora, è la velocità del fluido che, diciamo così, un osservatore posto sulla girante della pompa vede questa velocità del fluido. Quindi diciamo così, uno spettatore che si muove ruotando insieme al rotore. Ok? Come vedrà? Allora, parliamo di sezione di ingresso 1, ok? Che è questa, e sezione di uscita 2. Ok, allora sarà sempre una velocità, ok, di che tipo? Allora sarà una velocità che è tangente, ok, sia in ingresso che in uscita, diciamo così, alla sezione mediana, alla sezione media, ok? Quindi questa qua è V2 e questa qua è V1, ok. Poi abbiamo la velocità di trascinamento o velocità periferica, ok? Quindi U velocità di trascinamento barra periferica, che nel nostro caso è la velocità di rotazione, ok? Velocità di rotazione tangenziale, ok? La indichiamo qua con un altro colore, facciamo blu per esempio, ok? È tangente chiaramente al raggio esterno, no? È una velocità periferica, quindi la disegneremo così, ok? Questa è U2, mentre U1 sarà messa in questo modo. Sarà più piccola giustamente perché il raggio interno è più piccolo nella sezione di ingresso rispetto alla sezione di uscita. Ci siete? Quindi è più corta, il modulo è più piccolo. Ok? Perfetto. E poi avremo la velocità assoluta del fluido, quella reale rispetto a quella che può misurare diciamo così, uno spettatore che è fermo. Non sta ruotando, è fermo in parte la pompa, la guarda, ok? Quindi questa qua è la velocità assoluta. Ok? Allora, i triangoli di velocità sono fondamentali perché servono molto per capire un attimino come sono disposte le varie velocità. Allora, come si trova la velocità assoluta? Ovviamente si va a fare una composizione. Ok, delle due velocità con la regola del parallelogrammo, perché si tratta alla fine di serie di vettori, le velocità sono dei vettori. Quindi con la regola del parallelogrammo, adesso la facciamo, sia nel triangolo sia nell'uscita che nell'ingresso che nell'uscita, vediamo
avete componente, ottenete la velocità C, diciamo, C2, che è questa, ok? Adesso non è che abbia fatto un disegno super super incredibile, però penso si possa capire con la regola del parallelogramma. Sto sommando 1, V1, 1, e nella sezione di uscita sto sommando V2, U2, ok? E trovo la velocità qua C1, cioè la velocità assoluta del fluido, questa, ok? Perfettamente. Adesso si capisce un pochettino poco, i triangoli sono un po' confusionari, ve li ridisegno fatti un po' meglio qua sotto. Cominciamo col triangolo di uscita, ok? Ve li disegno perché devo farvi vedere delle particolarità delle cose. Allora, il triangolo di uscita possiamo disegnarlo così, guardate. Disegno un po' più in grande, diciamo, no? Allora, in modo tale che sia un po' più capibile, perché mi rendo conto che forse U2, V2, ok? La C è composta, quindi guardate, C2 è qua, ok? Adesso questa velocità assoluta, sia in ingresso che in uscita, può essere scomposta in due componenti che sono molto importanti, che una componente, diciamo, verticale, una componente, diciamo, parallela a U2, no? Quindi abbiamo questa componente qua, che la chiamiamo CU2, quindi è la componente della velocità assoluta in direzione della velocità di trascinamento. Ci siete? Che è quella che alla fine determina il momento sulla pala. E poi la velocità invece, diciamo così, diciamo perpendicolare a U2, o al raggio, diciamo. La chiameremo CM 2, ok? Lo stesso potete fare col triangolo di entrata, di ingresso, ok? Allora, triangolo di ingresso, avrete il vostro U, velocità di trascinamento 1, che ripeto è più piccola in modulo rispetto a quella di uscita, molto più piccola, ok? Poi avrete la V1, ok? La velocità relativa V1, ok? Poi troveremo anche qua la velocità C1, ok? Con la regola del parallelogramma sommando V1 e U1 e V1, ok? E anche qua potete scomporla in una componente, diciamo così, C, diciamo M1, e poi nella velocità CU1, che sarà sensibilmente più piccola, cioè CU1 nella pompa sarà sicuramente minore di CU2, eh? Quello sicuro. Va bene. Ok, quindi uscita, questo qua abbiamo detto che è il triangolo di entrata. Ok. Si cercano in generale nelle turbomacchine di fare in modo che, componendo la C con la U, cioè sapete che ovviamente la velocità, abbiamo appena detto che la regola generale è che la velocità C è uguale alla velocità di trascinamento U più la velocità relativa, ok? Quindi avete queste, le seguenti relazioni, ovviamente. Sono relazioni vettoriali, somme vettoriali, ok? Quindi ricordo che il vettore rispetto a un numero normale, a uno scalare, ha una direzione e un verso, non solo un modulo. Il modulo rappresenta lo scalare, mentre la direzione e il verso rappresentano le caratteristiche del vettore, le caratteristiche di vettorialità, ok? Si cerca di fare in modo che questa, componendo la, diciamo, la A1 e la C1, si ottenga una V1 e una V2 che sia tangente alla linea mediana, diciamo così, del canale, e questo evita una serie di perdite, okay? Quindi se il canale è fatto così, io cercherò di avere una V1 di ingresso in tangente, vedete, alla linea media, e in uscita sempre tangente, ok? Questo è un primo discorso abbastanza importante. Ricordiamo ovviamente che le grandezze caratteristiche in questi triangoli sono anche gli angoli, in particolar modo si perché dopo si troverà più avanti in ragionamenti, diciamo che l'angolo che forma la C2 con la U2 viene definito come alfa, quindi in questo caso alfa 2, qua avremo ovviamente alfa 1. E l'angolo che invece esiste fra, diciamo così, la U e la
e beta, quindi qua beta 2, e nel caso del triangolo invece di ingresso avremo beta 1, ok? Ve lo disegno qua, ma giusto per capirci, per fare una nomenclatura di angoli anche, ok? Bene, ok? Quindi i triangoli di velocità sono sviscerati, si compongono in questo modo nelle macchine, nelle turbomacchine. Okay. E servono per fare una serie di conti e di considerazioni di progetto anche. Ok. Allora, passiamo adesso all'altra grandezza che va introdotto utilizzando appunto questi calcoli fatti per il triangolo. Cioè il triangolo l'abbiamo fatto in questo momento per poter valutare diciamo così, la coppia trasmessa e la potenza. Ok. In particolar modo ricordiamoci che il momento della quantità di moto, quindi inseriamo questa grandezza, momento della quantità di moto, della quantità di moto. È uguale alla massa per la velocità CU, quindi la velocità assoluta in direzione, okay, la stessa direzione della velocità di trascinamento, perché vi ricordo che per il raggio, vedete che stiamo parlando del momento della quantità di moto, ok? Quindi vedete che il CU per l'R, okay, è una forza per il raggio. Quindi è un momento fondamentalmente, ok? Quindi la variazione poi nel tempo del momento della quantità di moto la chiamiamo flusso del momento della quantità di moto e o la otteniamo sostituendo al posto della massa di fluido M la portata massica, ok? La portata in massa. Quindi da questa equazione passiamo al flusso, okay, del momento della quantità di moto, quindi flusso del momento della quantità di moto, ok, come portata massica per CU per il raggio. Il raggio si intende ovviamente il raggio della girante, della turbomacchina, ok? In analogia, ok, all'equazione della meccanica, anche per il fluido possiamo scrivere che la coppia trasmessa, ok, MT, ok, è uguale al flusso del momento della quantità di moto, ok, in uscita, perché stiamo parlando di una pompa, ok, stiamo parlando di una pompa centrifuga, quindi è lei che cede energia al fluido e non il contrario, non è una turbina, ok? Non è una turbina idraulica, ok? Quindi la differenza fra il flusso quantitativo moto in uscita ed in entrata mi dà il momento trasmesso. Possiamo raccogliere la portata massica che è la stessa, quindi meno, ok? Quindi adesso che abbiamo un momento possiamo calcolare la potenza, ok? In quanto la potenza sappiamo che è data dal momento, ok? Per la velocità angolare, ok? Quindi la potenza interna P con I, cioè la potenza cioè trasmessa all'interno della macchina dalla palettatura della girante al fluido, è data da questa relazione, portata massica per. Quindi vedete che abbiamo fatto in questo momento i triangoli, okay, per farvi vedere l'utilità che hanno, cioè, ne hanno anche ovviamente molte altre di utilità, però servono anche per fare questo calcolo. Quindi avendo la velocità di rotazione e i dati geometrici, diciamo, della girante, velocità di rotazione, i dati geometrici della girante, e ricavando, cioè sapendo i triangoli, calcolando
i triangoli, diciamo così, di ingresso e di uscita, potete calcolare direttamente la potenza della turbomacchina. Ok? Quindi estremamente interessante, insomma. Possiamo anche andare oltre e sappiamo anche che la velocità U, ok? No, anzi, fermiamoci qua perché secondo me può andare bene fino qua per il momento, ok? Poi vedremo se fare nella prossima lezione qualcosina di più di diverso. Fermiamoci qua. Ci vediamo al prossimo video.